Il brano che ci accingiamo a meditare oggi, abbiamo detto, si colloca nel discorso ecclesiale che in tutto comprende 35 versetti del capitolo 18. La parabola che abbiamo ascoltato conclude questo discorso ecclesiale, è il coronamento di tutto il discorso di nostro Signore. In questo capitolo, nel capitolo 18, l'Evangelista San Matteo raccoglie in sintesi diversi insegnamenti di Gesù, insegnamenti del Divino Maestro che devono ispirare e normare la condotta del cristiano all'interno della comunità. E quindi i rapporti, possiamo dire, tra fratelli, i rapporti interpersonali, alla luce del grande comandamento dell'amore, l'amore per Dio, che si deve però concretizzare poi nell'amore per il prossimo, nella carità vissuta, nella carità fraterna. Nella prima parte di questo discorso, il discorso ecclesiale, Gesù insegna quella che deve essere la spiritualità del cristiano, possiamo dire, all'interno della comunità. Si parla dell'essere piccoli, del farsi piccoli. L'infanzia spirituale, possiamo dire, è lo spirito che deve animare il cristiano, quello spirito di piccolezza, quello spirito di umiltà, quell'atteggiamento di farsi piccoli. Poi ancora, ecco, Gesù parla di non scandalizzare i piccoli. Lo scandalo che cos'è? Lo scandalo è letteralmente un ostacolo, un impedimento alla fede. Ecco, Gesù dice non scandalizzate i piccoli, cioè non essere di ostacolo a chi è debole nella fede, non essere di impedimento a credere a causa di un cattivo esempio, non essere causa dell'allontanamento del fratello. E quante volte ci sono fratelli e sorelle che si allontanano dalla comunità ecclesiale perché hanno visto un esempio cattivo, perché non sono forti nella fede e davanti magari a uno scandalo vacillano e lasciano il cammino stesso. E poi, ecco, Gesù parla di pensare alla salvezza dei piccoli. Questa prima parte del discorso ecclesiale termina infatti con la parabola della pecora smarrita. In questo contesto si parla della ricerca dei fratelli che sono smarriti. Non è volontà del Padre vostro che è nei cieli che si perda uno solo di questi piccoli, dice il Signore. Nella seconda parte di questo discorso ecclesiale troviamo come temi principali che riguardano la vita del cristiano con i fratelli nella fede, troviamo come tematiche innanzitutto la correzione fraterna. E sappiamo quanto è difficile esercitare la correzione fraterna all'interno della comunità. È difficile riceverla. Essere corretti, è difficile accettare una correzione molte volte, è difficile dare una correzione perché molte volte si può sbagliare nei modi di dire, nei modi di fare. Ma Gesù ci invita, invita i credenti, invita i suoi discepoli a esercitare la correzione fraterna, a non rinunciare alla correzione fraterna perché è una grande carità. Poi ancora, Gesù insegna la preghiera come deve essere all'interno della comunità, e in particolare, ci insegna ad accordarci, dice il Signore, ad essere un cuore solo e un'anima sola, dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sono lì in mezzo a loro. Dove due di voi si radunano per chiedere qualcosa nel mio nome, la otterranno. È la preghiera nella comunità. Deve essere una preghiera concorde, ci deve essere unità di spirito tra coloro che pregano insieme, unità di intenti. E così nella prima comunità cristiana, leggiamo negli Atti degli Apostoli, nella prima comunità cristiana i fratelli erano un cuor solo e un'anima sola, uniti nella preghiera, nella frazione del pane, nell'insegnamento degli Apostoli, nel servizio, nella diaconia, nell'amore e nel servizio reciproco,
e così anche nel martirio, nella testimonianza. La comunità cristiana di riferimento è sempre quella primitiva degli Atti degli Apostoli, come modello perfetto, come modello perfetto di vita fraterna. E poi ancora, come terza, abbiamo detto la prima, la correzione fraterna, la seconda, la preghiera comunitaria, la terza tematica importante di questa seconda parte del discorso ecclesiale riguarda il perdono delle offese personali. E anche qui sappiamo come è difficile perdonare a volte quando viene umiliato il proprio io, il proprio ego, il proprio orgoglio. La novità del regno di Dio inaugurato da Gesù deve concretizzarsi nella vita comunitaria, nell'unione della fede e nella carità fraterna, che passa necessariamente attraverso la riconciliazione con il fratello nel perdono reciproco. Anche qui il Signore invita a esercitare il perdono come principio di vita comunitaria. Come ha detto Gesù ai suoi discepoli, vi do un comandamento nuovo, che vi amiate gli uni gli altri. Come io vi ho amato, così anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se avrete amore gli uni per gli altri. Ecco, l'amore passa a volte attraverso la riconciliazione, attraverso il perdono. E il perdono serve anche a edificare i fratelli nella fede. E così dice ancora oggi il Signore a noi: se vogliamo essere credibili, dobbiamo esserlo nell'amore fattivo e oblativo, non per interesse personale, e amando sempre, senza aspettarci nulla in cambio. È amare sempre tutti e tutto. L'insegnamento in parabola da parte di Gesù, quello che abbiamo ascoltato nel Vangelo della 21ª domenica, dopo Pentecoste, viene preceduto dalla domanda di Pietro al Maestro: Signore, quante volte peccherà contro di me mio fratello e io gli perdonerò? Fino a 7 volte, dice l'Apostolo Pietro, come afferma Sant'Agostino nel suo commento al Padre Nostro, cito le parole di Sant'Agostino: non ci deve stupire la domanda di Pietro, fino a 7 volte? Sull'autorità del profeta Amos, i rabbini insegnarono a perdonare fino a 3 volte, ma non oltre. Pietro perciò pensava di essere molto più generoso, dichiarandosi disposto a perdonare fino a 7 volte. Pietro chiede al Signore: dovrò perdonare fino a 7 volte? E in questo Pietro pensava di far bella figura davanti a Gesù, perché i rabbini insegnavano a perdonare fino a 3 volte, basandosi, come dice Sant'Agostino, sull'autorità di un passo della scrittura tratta dal profeta Amos. Ma nella risposta di Gesù a Pietro, non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 77 volte, Gesù vuole insegnare che, e cito ancora Sant'Agostino, il Signore non accetta limiti nel perdono delle offese. La misericordia del cristiano deve imitare la misericordia di Dio, che non pone ostacoli al perdono, per quanto gravi e numerosi siano i peccati di chi si pente. Ecco, Gesù dicendo 77 volte, vuol dire il perdono va donato sempre. Non ci sono limiti, non bisogna porre dei limiti nel perdonare, così come Dio non pone dei limiti verso di noi, ma è sempre disposto a perdonarci quando ricorriamo al suo perdono. La misericordia del cristiano pertanto deve imitare la stessa misericordia di Dio. Dice infatti il Signore in un altro passo: siate misericordiosi come il Padre vostro che è nei cieli. Alcuni esegeti poi vedono un riferimento da parte del Signore a Lamech. Chi è questo Lamech? Si tratta di un patriarca antidiluviano, figlio di Matusalemme e padre di Noè. Leggiamo in Genesi 5.
5:28. E in Genesi 4, 23-24 si parla dell'offesa che ha ricevuto Lamech e che deve essere vendicata 70 volte 7. E vi cito questo passo della scrittura. Lamech disse alle mogli, Ada e Zilla, ascoltate la mia voce, mogli di Lamech, porgete l'orecchio al mio dire. Ho ucciso un uomo per una mia scalfittura e un ragazzo per un mio livido. 7 volte sarà vendicato Caino, ma Lamech 77 per l'offesa ricevuta. Ecco, l'insegnamento di Gesù è proprio l'opposto, è proprio l'opposto di questo passo della Genesi. Perdonare fino a 70 volte 7, cioè sempre. La risposta di Gesù a Pietro, che riguarda il perdono delle offese ricevute, si può collegare poi implicitamente ad altri insegnamenti di Gesù. Quando, specialmente il Divino Maestro, insegna, come ho detto prima, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, siate perfetti come perfetto il Padre vostro celeste. Di quale perfezione parla il Signore? La perfezione sta nell'amore. Gesù nella sua persona è l'incarnazione stessa dell'amore. È Dio e amore. Gesù è Dio e Dio è amore. Gesù perfeziona la legge, la porta a compimento, grazie al suo amore, e ci dona il suo amore per mezzo dello Spirito Santo che viene riversato nei nostri cuori. E il cristiano è chiamato a essere perfetto. Perfetto nell'amore, ma sul modello di Gesù, che è il Dio amore, fattosi uomo, e anche per la forza dello Spirito Santo che lo inabita, che è lo stesso amore di Dio che viene riversato nel suo cuore. Gesù ci mostra nella sua carne quanto siano vere le parole del salmista. E quando il salmista afferma: buono e pietoso è il Signore, lento all'ira, grande nell'amore, egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così allontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono, perché egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Questo è il Salmo 102, ho citato i versetti 8 e 8,14. Egli sa di cosa siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Il Signore per questo è misericordioso verso di noi, usa compassione, ci viene incontro. Non ci tratta secondo i peccati, ci offre sempre la sua grazia, la possibilità, di rialzarci, di migliorare. È lento all'ira e grande nell'amore, buono e pietoso è il Signore. Ecco, Gesù nella sua carne ci mostra tutte queste cose, perché lui è lo stesso Dio di cui si parla nell'Antico Testamento, ma il Dio che ha preso una carne umana come la nostra. Ecco perché Gesù poi dirà: io sono venuto per cercare e salvare ciò che era perduto. Proprio perché Dio sa di che cosa siamo fatti noi, ci conosce bene, ci conosce meglio di come noi conosciamo noi stessi, e ci offre sempre la sua misericordia, la sua grazia, il suo perdono, ci invita ad accoglierla per la nostra salvezza, perché sa che con le nostre forze da soli non ce la possiamo fare. E ora andiamo finalmente al passo della domenica 21ª dopo Pentecoste, che riguarda la parabola del servo spietato che abbiamo ascoltato. E dopo l'intervento sul perdono dell'apostolo Pietro e la successiva risposta di Gesù, il maestro, per rendere più comprensibile il suo insegnamento, racconta la parabola del servo spietato. Questa parabola possiamo dividerla in tre scene. Le prime due scene sono
due scene simmetriche che mettono e mettono in luce, mettono in luce il diverso atteggiamento dei due creditori. Da una parte il comportamento del re verso il suo servo, dall'altra quello del servo che era creditore poi verso un suo simile. La terza scena, infine, i versetti 31 e 34, riguarda il castigo del servo che si mostra spietato verso il suo compagno. E ciò che colpisce di più nel racconto della parabola è la sproporzione che c'è tra il primo debito e il secondo debito. Da una parte 10.000 talenti che deve restituire il servo al re, dall'altra 100 denari che deve restituire il compagno di servitù a quello stesso servo del re che era stato perdonato, a cui era stato condonato il debito. 10.000 talenti da una parte, 100 denari dall'altra. Teniamo a mente queste due somme. 10.000 talenti è una cifra spropositata, una cifra grandissima. Teniamo presente che un talento corrispondeva a 6.000 denari. Un denaro poi era la paga giornaliera del lavoratore, quindi 6.000 giornate lavorative fanno un talento. Quindi 10.000 talenti, possiamo immaginare, fate voi il calcolo, quante giornate lavorative erano, no? Lo storico Giuseppe Flavio riporta nelle antichità giudaiche che il reddito del re Archelao era di 600 talenti, il reddito annuale, e quello del re Erode Antipa di 200 talenti. Quindi i grandi re non si avvicinavano per niente a 10.000 talenti. 10.000 talenti è una cifra enorme, è un debito enorme che neanche vincendo, non so, 10 volte al Superenalotto potremmo raggiungere. Gesù usa questa sproporzione e questa cifra, questa somma così iperbolica per farci comprendere quanto è grande la misericordia del re dei cieli, perché facilmente possiamo capire che quel re rappresenta Dio, ovvero la misericordia di Dio Padre che Cristo ci mostra nella sua stessa carne. Il re che condona un debito così grande che nessuno può assolvere è Dio. Quel debito rappresenta il peccato di ognuno di noi, un debito che nessuno può assolvere con le proprie forze, con le sole proprie capacità, con la propria buona volontà. Nessuno infatti può salvarsi da solo senza la grazia di Dio che lo preceda, lo accompagni e lo porti a compimento, possiamo dire. Siamo attenti a non cadere in quella eresia che si diffuse già dai primi secoli, ovvero il pelagianesimo, che riguarda il perseguire una salvezza con le sole proprie forze, e cercare una salvezza con i soli propri meriti, con la sola propria volontà, senza confidare prima nella grazia di Dio. Tutte e due le cose sono importanti: prima la grazia di Dio, poi certamente la volontà che deve corrispondere alla grazia. La grazia scende dall'alto, la volontà parte dal basso. Ecco, quando queste due cose si incontrano, allora funziona la vita di fede, la vita ascetica. Ma se uno conta solo sulla grazia e non usa la volontà, la grazia non può fare tutto da sola. Se uno invece conta solo sulla sua volontà, senza la grazia non ce la potrà fare a salvarsi. E allora ecco, il Signore vuol farci capire innanzitutto quanto è grande la misericordia di Dio che ci viene incontro per assolvere quel debito che nessuno può assolvere con le proprie sole capacità. Ecco, questo servo si affaccia davanti al re
supplicandolo, abbi pietà di me e ti restituirò tutto il debito. Dice, ti restituirò tutto. Ma capite bene che era impossibile restituire tutto quel debito. Il re sa bene che il servo non potrà mai restituire quel debito, ma vuole metterlo alla prova. Vuole mettere alla prova quel servo. Ci potremmo chiedere, infatti, perché il re dapprima ordinò che questo servo fosse venduto. Dice, vendetelo, lui con tutta la sua famiglia, con la moglie e i figli. Poi, in un secondo momento, lo stesso re usa una misericordia così grande, condonando un debito così grande. Sembra un atteggiamento un po' schizofrenico. Dice San Giovanni Crisostomo, il re vuole spaventare questo servo con questa minaccia per spingerlo a supplicare, non perché fosse venduto. Se l'avesse fatto per questo, non avrebbe acconsentito alla sua richiesta, né gli avrebbe concesso poi la grazia. Perché prima del rendiconto non ha agito così e non gli ha condonato il debito? Non poteva condonarglielo già da prima, se aveva questa intenzione? Dice San Giovanni Crisostomo, perché voleva insegnare da quanti debiti lo liberava, affinché in questo modo diventasse più buono verso il suo compagno di servitù. E ancora San Giovanni Crisostomo continua dicendo, hai visto la sovrabbondanza della sua bontà? Il servo chiese solo una dilazione nel tempo e una proroga, mentre quello concesse più di quanto avesse richiesto, la remissione e il condono dell'intero debito. Certamente voleva concederlo anche fin dall'inizio, voleva concederlo già dall'inizio, ma voleva però che fosse dono non solo suo, ma anche della supplica del servo, perché non andasse via senza il premio. Che tutto dipendesse da lui, anche se il servo si gettò a terra e lo supplicò, lo ha mostrato la causa del condono. Mosso a compassione, infatti, gli condonò il debito. Ma tuttavia, anche così voleva che sembrasse che pure quello desse qualche contributo, perché non fosse del tutto svergognato e perché ammaestrato nelle proprie disgrazie fosse incline al perdono nei suoi confronti del suo compagno di virtù. Dice San Giovanni Crisostomo, questo re mette alla prova il suo servo, aspetta che questo servo lo supplichi, perché vuole essere pregato per concedere la misericordia e per insegnargli quanto grande è la sua misericordia, perché lui potesse imparare ad usare la stessa misericordia, la stessa compassione. E così il racconto in parabola di Gesù procede, evidenziando però che poco tempo dopo quello stesso servo, dopo aver ricevuto un condono così grande, l'estinzione di tutto il suo debito, si trova davanti un suo debitore che gli doveva 100 denari. Uno dei suoi compagni, servitù, uno a lui pari, un suo collega, possiamo dire, no? E così da una parte abbiamo detto ci sono i 10.000 talenti, dall'altra questi 100 denari. Un denaro, abbiamo detto, era la paga giornaliera dell'operaio. Pertanto 100 denari corrispondono a 100 giornate lavorative, possiamo dire 4-5 mesi di lavoro circa, una somma di denaro che comunque può essere effettivamente restituita con l'impegno. Ebbene, quel servo, dopo aver ricevuto un beneficio così grande, si mostra intransigente e spietato verso il suo simile, verso il suo compagno. Lo prende al collo, mentre quell'altro lo supplicava di avere pazienza. Non solo il servo cui fu condonato il debito dal re non ebbe pazienza, ma anche fece arrestare il suo compagno, lo gettò in prigione fino a che non avesse restituito tutto il suo debito.
Ecco, chi non rimane sdegnato davanti a questo comportamento, davanti al comportamento di questo servo così ingrato verso il beneficio enorme ricevuto dal re, davanti a questo atteggiamento poi così cattivo, cinico, spietato, avaro, orgoglioso verso il suo simile, tutti noi rimaniamo sdegnati. Però questa parabola interpella anche noi. Facilmente diciamo non questo, invece questa parabola interpella anche noi. Una sproporzione immensa tra il debito di 10.000 talenti e quello dei soli 100 denari. Gesù vuol farci capire, come dice Don Dolindo Ruotolo, la proporzione dell'offesa fatta a noi in confronto di quella fatta a Dio. Ognuno di noi quindi può identificarsi con quel servo debitore, debitore di 10.000 talenti verso il re. Il debito, abbiamo detto, sono le offese verso Dio, con il peccato, le tiepidezze, possiamo dire, la mancanza di amore verso Dio, che invece merita di essere amato sopra ogni cosa, che merita di essere amato come si conviene. Questa era anche l'attenzione dei santi, quella di non sentire mai di corrispondere pienamente, al meglio, alla grazia di Dio. Ecco, il debito allora è il peccato, il peccato che cos'è? Il peccato è mancanza di amore verso Dio innanzitutto e poi verso i fratelli, verso il prossimo. Quindi quel debito di 10.000 talenti è anche il debito nostro verso Dio, mentre al contrario quel credito che abbiamo a volte nei confronti del prossimo è poca cosa rispetto al debito che abbiamo verso Dio. Quindi un'offesa che possiamo aver ricevuto, un torto, una cattiveria o qualcos'altro, è sempre poca cosa rispetto al debito che tutti abbiamo verso Dio. Dice ancora Sant'Agostino, si parla di debiti per indicare i peccati. Il peccato, infatti, è un debito nei confronti della giustizia divina. Il debito del peccato deve essere pagato, soddisfatto. Deve essere restituito quello che si è fatto mancare. È la stessa giustizia divina che esige questa riparazione. Quella giustizia divina che non lascia senza il giusto premio neppure il minimo bene e non lascia senza punizione il minimo male compiuto dall'uomo. Il debito nell'ordine spirituale viene estinto con il pentimento, con le opere della penitenza e in modo imminente con il sacramento della riconciliazione istituito da nostro Signore Gesù Cristo, precisamente per rimettere i peccati commessi dopo il battesimo. Ecco, dice Sant'Agostino, il debito è il peccato, e il debito del peccato deve essere pagato, deve essere riparato, deve essere soddisfatto verso la giustizia divina. Come possiamo nell'ordine spirituale riparare al peccato? Innanzitutto con il pentimento, che è la cosa più importante, come sottolinea anche tante volte Fra Celestino. Sì, la confessione è importante, ma prima il pentimento del peccato. Se manca il pentimento, la confessione diventa una formalità, diventa un'abitudine, diventa un mettersi soltanto la coscienza a posto. Prima cosa il pentimento, sentire il dispiacere, il dolore di aver offeso Dio, di aver offeso l'amore di Dio e il prossimo. Poi certamente il sacramento della riconciliazione istituito da nostro Signore come seconda tavola di salvezza, dicono i padri della Chiesa, quanto la prima tavola di salvezza è il battesimo, il sacramento della riconciliazione è una seconda tavola di salvezza al quale si può ricorrere se si cade soprattutto in un peccato
grave in un peccato mortale. Chi dunque di noi potrebbe restituire i 10.000 talenti a Dio? Chi potrebbe pagare un debito così grande? Nessuno. Ma è Dio che ci offre per primo il suo perdono. Come si manifesta la misericordia di Dio verso il mondo? Lo leggiamo dalla stessa Sacra Scrittura, in tanti passi. Possiamo citare per esempio Giovanni 3,16. Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo figlio unigenito, perché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia la vita eterna. Oppure Romani 3,23-25. Tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, ma sono giustificati gratuitamente per la sua grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. Dio lo ha stabilito come sacrificio propiziatorio, mediante la fede nel suo sangue, per dimostrare la sua giustizia, avendo usato tolleranza verso i peccati commessi in passato, nel tempo della divina pazienza. Egli manifesta la sua giustizia nel tempo presente, per essere giusto e giustificare chi ha fede in Gesù. O ancora, per esempio, nella prima lettera di San Pietro, capitolo 1, versetti 18-19, non con cose corruttibili, con argento o con oro, siete stati riscattati dal vostro vano modo di vivere, tramandatovi dai vostri padri, ma con il prezioso sangue di Cristo, come quello di un agnello, senza difetto e senza macchia. E ancora, Efesini 2,8, è per grazia che siete stati salvati la fede, e ciò non viene da voi, ma è dono di Dio. Ecco, potremmo citare tanti altri passi per testimoniare, ecco, che è Dio che fa il primo passo verso l'umanità, è Dio che fa il primo passo verso ognuno di noi per offrirci la sua misericordia, per offrirci la sua salvezza, per offrirci la riconciliazione nel sangue di Cristo. Tutti, dice l'Apostolo Paolo, tutti hanno peccato, tutti sono privi della gloria di Dio, ma Dio ci ha riconciliato a sé in Cristo Gesù, mediante il suo sacrificio salvifico. E verso di me come Dio ha manifestato la sua misericordia nella mia vita? Questa domanda ce la possiamo fare tutti, ripensando alle nostre vite, come il Signore ha manifestato verso di me la sua benevolenza? Quando il Signore mi ha condonato quel debito di 10.000 talenti, potremmo scrivere, penso, una lista molto grande, un papiro, un rotolo molto lungo, se facessimo memoria, memoria di quante volte il Signore ha avuto pazienza, misericordia, di quante volte il Signore ci ha condonato, dei debiti grandi. Tuttavia, dice infine Sant'Agostino, questo perdono da parte di Dio è condizionato dal nostro perdono concesso ai fratelli. Come si potrebbe implorare la misericordia divina e negarla poi ai nostri fratelli? Quella misericordia divina che imploriamo rimane in certo qual modo sospesa finché non sia stato concesso il nostro perdono a chiunque ci avesse offeso. E evidentemente non un perdono a parole, ma è negato, non un perdono a parole poi negato nel cuore, ma un perdono è vero, effettivo. Dice Sant'Agostino, tuttavia, nonostante Dio sia sempre misericordioso, sia sempre pronto a perdonarci, lega, ecco, il perdono verso di noi a come noi sappiamo poi perdonare il prossimo. Dice Sant'Agostino, la misericordia divina rimane in un certo qual modo sospesa verso di noi finché non abbiamo perdonato il prossimo, finché non abbiamo perdonato di vero cuore quella situazione, quella persona che ci ha fatto del male, che ci ha offeso. La misericordia divina sì, è grande, ma dipende anche da noi il farne vera esperienza, dalla nostra capacità di perdonare. Dice ancora Sant'Tommaso d'Aquino, ma potresti dire
Io pronuncerò la prima parte nella preghiera, ossia rimetti a noi i nostri debiti, omettendo la seconda, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Credi forse di poter ingannare Cristo? Lui che compose questa preghiera ben la ricorda e quindi non potrai ingannarlo. Quello che dici con la bocca cerca perciò di adempierlo con il cuore. È nel Padre nostro tutti i giorni, noi diciamo rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Dice San Tommaso d'Aquino, non si può recitare solo la prima parte della preghiera, perché questa è preghiera insegnata da Cristo, e allora non si può ingannare Cristo. Quando noi diciamo il Padre nostro dovremmo riflettere di più e meglio su ogni parola che pronunciamo, e soprattutto su queste: rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. È interessante che in Matteo 6,12, che riguarda la preghiera del Padre nostro, come noi li rimettiamo, il verbo greco è un perfetto, quindi la traduzione esatta è: rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori. Come noi li abbiamo rimessi, cioè rimetti a noi i nostri debiti come noi li abbiamo già rimessi ai nostri debitori. Quindi prima di pregare Dio, dobbiamo già avere rimesso il peccato al nostro fratello. Se vogliamo, ecco quello che dice anche Matteo 5:23-24: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e lì ti ricordi che tuo fratello ha qualche cosa contro di te, lascia la tua offerta davanti all'altare, va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Prima di presentare la tua offerta, vai a riconciliarti con il tuo fratello. Invece, ecco, in Luca 11:4, che è la seconda versione del Padre nostro, leggiamo: come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Il verbo greco è al presente ed è quello che noi recitiamo sempre. E quindi è interessante, no, questo aspetto, perché da una parte dobbiamo aver già rimesso i debiti ai nostri debitori, perché la nostra preghiera e la nostra offerta sia gradita a Dio, soprattutto, ecco, aver perdonato nel cuore. Dall'altra, con la forma presente, intendiamo perdonare ancora oggi, davanti a Dio, il ricordo di ogni offesa che può generare poi rancore. Intendiamo dire che il perdono che vogliamo accordare al nostro fratello permane nel presente e ogni giorno della vita siamo disponibili a perdonare, siamo aperti al perdono, proprio così come Dio è aperto ogni giorno al perdono verso di noi. Quanto è difficile però il perdono di vero cuore, dobbiamo chiederlo nella preghiera, e molte volte nella confessione i penitenti mi dicono: io non ce la faccio a perdonare, non riesco, ci ho provato, non ci riesco, non ce la faccio a perdonare quel rancore, quella situazione, quella persona. Io rispondo semplicemente: chiedilo nella preghiera, chiedilo, mettiti davanti a Dio e mostra la tua incapacità al Signore con umiltà. Dici: Signore, aiutami, insegnami a perdonare, dai la tua disponibilità a Dio e vedrai che Dio ti aiuterà e magari ti darà anche l'occasione di riconciliarti con quel fratello, dove è possibile, naturalmente, perché non sempre è possibile la riconciliazione. San Tommaso d'Aquino dice ancora: bisogna anche considerare che il perdono agli altri può venire accordato in due maniere. Una è quella dei perfetti, e si ha quando è lo stesso offeso a cercare chi l'ha offeso. Questa è la forma più perfetta. L'altra invece è quella comune a tutti e alla quale tutti siamo tenuti, e consiste nel concedere il perdono a chi te lo chiede. La prima è molto difficile. Quando tu vieni offeso, andare tu stesso dal fratello. La seconda invece dobbiamo praticarla tutti. Tutti siamo tenuti a perdonare colui che ci chiede di essere perdonato.
Per comprendere quindi l'insegnamento di Gesù sul perdono, 70 volte 7, cioè sempre, e attuare nella pratica il perdono del cuore, il perdono gratuito senza limiti, è necessaria una conversione del nostro cuore, è necessario un cambio di mentalità, è necessario assumere l'atteggiamento di Dio, o meglio assumere, per quanto ci è dato, lo stesso atteggiamento che Dio ha verso di noi. È necessaria la vita della grazia di Dio in noi, che molte volte deve perfezionare la natura. La natura subito parte alla carica, la natura subito si ribella, la natura subito vuol farsi giustizia da sé, la natura subito cova sentimenti di rancore, di odio, di vendetta. La grazia viene incontro alla natura, dove c'è però la volontà, dove c'è la disponibilità a lasciarsi modificare e guidare dalla grazia. E infine la terza scena riguarda il castigo di questo servo che si mostra spietato verso il suo compagno. Se nella prima condizione di servi debitori verso il re, che è Dio, tutti possiamo identificarci, non voglia però il Signore che possiamo identificarci anche nell'atteggiamento di questo servo malvagio, che non ha misericordia verso il suo simile. A volte però sarà capitato sicuramente anche a noi di fare questa esperienza, di non sapere manifestare con la nostra vita quella misericordia che Dio ha elargito a noi, e magari ne abbiamo fatto un motivo di vanto, un motivo di egoismo, un motivo di superbia, di chiusura del cuore. Dobbiamo chiedere dunque incessantemente nella preghiera, come dicevo prima: Signore, insegnaci a perdonare come tu anche mi hai perdonato. Restare però in questo atteggiamento è di chiusura del cuore, di chiusura alla misericordia, senza ravvedersi, senza migliorare mai, vivendo solo per sé, incentrati su di sé, soffocando il prossimo poi nelle sue miserie, al posto che aiutarlo a liberarsene, questo però diventa diabolico. Dice Gregorio di Nissa: chi tiene perfidamente soggiogato il debitore, con il pretesto dei debiti, con il suo comportamento si è sciolto dalla divina benevolenza. Quale legame infatti può esserci tra l'umanità e la crudeltà, tra la disposizione ad amare e la ferocia? Il tuo giudizio sul prossimo, infatti, qualunque esso sia, troverà una pari corrispondenza nel giudizio divino. Tutto ciò che decidi nella tua coscienza ti sarà confermato attraverso il giudizio di Dio. Questa frase dobbiamo tenerla sempre presente. Tutto ciò che tu decidi nella tua coscienza ti sarà confermato attraverso il giudizio di Dio. Quindi il giudizio di Dio è relativo alla nostra decisione. Se avremo perdonato, Dio perdonerà. Se avremo chiuso il cuore, Dio chiuderà il cuore anche con noi. Quello che noi abbiamo deciso nella nostra coscienza sarà ratificato dal Signore. Se noi facessimo come questo servo verso il suo simile, che prende il fratello per il collo, lo soffoca, lo fa incarcerare, ecco, dice San Gregorio di Nissa, ci staccheremmo in questo modo dalla divina benevolenza verso di noi e ci giudicheremmo da noi stessi. Il giudizio di Dio sarà secondo il nostro atteggiamento. Il giudizio di Dio quindi è una conseguenza dell'atteggiamento, del proprio atteggiamento rispetto a come noi ci poniamo di fronte alla sua misericordia. In realtà il giudizio di Dio dipende proprio da noi. E allora questa parabola che conclude il discorso ecclesiale, abbiamo detto, di Gesù, ovvero il capitolo 18 di Matteo, va inserita nel contesto della vita comunitaria della Chiesa. E non dimentichiamo allora che il primo luogo in cui siamo chiamati ad esercitare il perdono reciproco delle offese è proprio la comunità ecclesiale. È da una parte la famiglia, naturalmente, che è il primo luogo di vita, dall'altra la comunità ecclesiale.
E anche, ecco, la parola del Signore ci invita sempre a stare attenti, a distinguere sempre il peccato dal peccatore. Il peccato va sempre condannato, va sempre riprovato, non bisogna mai farsi complici del peccato, ma il peccatore è una persona che ha sempre la sua dignità, è una persona amata dal Signore, perché il Signore è venuto per la salvezza dei peccatori. Ecco perché Don Dolindo Ruotolo, per concludere, dice così: dobbiamo avere sì orrore del peccato, riproviamolo, condanniamolo, ma abbiamo misericordia per il peccatore, pensando che anche Dio ci ha usato tante misericordie, molto maggiori di ogni nostra valutazione. Certe forme di zelo spietato non piacciono a Dio e praticamente non giovano a nulla, poiché la durezza inasprisce e incancrenisce le piaghe. Se invece di essere spietati si pregasse per i poveri traviati, quanti frutti di penitenza si raccoglierebbero nella Chiesa? Se al posto di essere spietati, come questo servo è stato spietato verso il suo simile, si pregasse per i poveri traviati, si facessero penitenze, sacrifici, preghiere e cose varie, e quanti frutti di penitenza si raccoglierebbero nella Chiesa? I santi convertivano anche i grandi peccatori, ma li convertivano facendo sacrifici, facendo grandi sacrifici, offrendo a Dio sacrifici, sofferenze, prove di ogni tipo, mortificazioni, penitenze. Gesù ha detto: certi demoni si scacciano solo con la preghiera e il digiuno, per esempio. E allora, carissimi fratelli e sorelle, anche noi, se vogliamo a volte essere misericordiosi verso il prossimo, vogliamo guardare il peccatore, colui che ci ha offeso, con amore di benevolenza, ecco, preghiamo per chi ci ha offeso, preghiamo per chi ci ha fatto del male. Questa è una forma alta di carità. E riconosciamo anche nei nostri nemici stessi i nostri più grandi benefattori. Gesù dice: pregate anche per chi vi perseguita, per chi vi ha fatto del male. E se abbiamo fede, potremo riconoscere anche nei nostri nemici, anche in coloro che ci offendono, potremo riconoscere dei nostri grandi benefattori, perché ci aiutano a stare più uniti alla croce del Signore, ci aiutano a essere più umili, ci aiutano ad avere una giusta considerazione di noi stessi e soprattutto a offrire al Signore sofferenze e mortificazioni che hanno il potere di portare, come dice Don Dolindo Ruotolo, frutti di conversione, frutti di penitenza, a beneficio di tutto il corpo della Chiesa, a beneficio di tutta la comunità ecclesiastica. E allora anche noi, carissimi fratelli e sorelle, nelle prove nelle quali ci troviamo, non ci abbattiamo, cerchiamo di accogliere gli inviti che la parola del Signore ci rivolge questa sera, cerchiamo di aprire il nostro cuore al perdono, alla misericordia, cerchiamo di aprire il cuore alla preghiera, al sacrificio, alla penitenza, offriamo al Signore tutte le nostre prove e allora anche noi sperimenteremo maggiori, grandi benefici di Dio, sperimenteremo la sua benedizione e sperimenteremo la verità della sua parola e soprattutto sperimenteremo la verità di quelle parole che abbiamo citato, che recitiamo tutti i giorni: rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Sperimenteremo la libertà, la libertà che proviene dall'amore di Dio ricevuto e donato.